In questo video desidero presentarvi una partita giocata da Anatoly Karpov al torneo di Linares del 1983. Il tema principale è lo sfruttamento della posizione del re nero rimasto intrappolato al centro della scacchiera e di conseguenza quanto sia pericoloso non arroccare. Guardiamolo insieme. Il nero gioca la variante Scheveningen della siciliana, variante adottata anche da molti giocatori, da molti grandi maestri del passato e del presente. Il vantaggio della Scheveningen risiede nel fatto che il nero, a differenza di altre varianti della siciliana, imposta immediatamente la struttura di pedoni, la struttura pedonale del suo centro, i pedoni in D6 e in L6. Però si lascia la possibilità, la flessibilità, di giocare la spinta in D5 oppure in E5 al momento opportuno. Il bianco ha diversi piani a sua disposizione, tra i principali la variante classica che incomincia con alfiere 2, poi alfiere 3, F4 e arrocco, oppure anche l'attacco inglese F4, G4, H4, o infine, come giocato nella partita che vi sto proponendo, la spinta in G4 che dà inizio all'attacco Keros. Questa spinta, pur mostrando istantaneamente all'avversario le vostre intenzioni, è molto aggressiva e pone al nero dei problemi che deve risolvere subito. Da notare che l'attacco Keres è possibile solo contro la Scheveningen, perché nelle altre principali varianti della difesa siciliana la spinta in G4 o non è possibile oppure non ha senso. Vediamo quali, vediamo il perché, incominciando dalla variante Neidorf. Se ora il bianco giocasse G4, il nero semplicemente catturerebbe il pedone. Lo stesso vale per la variante del dragone, G4, difeso una volta sola, attaccato 2, andrebbe perso. Nella variante classica, quella con i cavalli in F6 e C6, stessa storia. E anche infine nella variante Svechnikov, vi sto elencando sempre le principali varianti della difesa siciliana, G4 non si può giocare perché si perderebbe il pedone. Infine, nella variante Paulsen, G4 non ha molto senso, e anche nella variante Taimanov, G4 si può giocare, ma non ha senso. Mi raccomando, non confondete mai la variante Paulsen, che è questa, con la variante Taimanov, che è quest'altra. Ho sentito spesso, troppo spesso devo dire la verità, ed è una cosa che sinceramente mi dà molto, molto fastidio, che non viene fatta alcuna distinzione tra le due chiamandole entrambe Paulsen. E invece sono due varianti, due sistemi completamente differenti. Ripeto, un'ultima volta, variante Paulsen, variante Taimanov. Bene, torniamo ora alla partita di Karpov, che ha giocato G4. L'idea di G4 è di attaccare subito la posizione del nero, in questo caso il cavallo in F6, che è un pezzo molto forte, difende l'ala di re, preme contro il pedone E4, quindi il bianco lo vuole scacciare subito. Il nero gioca H6, mossa perfettamente giocabile, naturalmente a disposizione anche altre mosse, ma non sto ad analizzare in profondità tutte le possibili opzioni a disposizione del nero. Vediamo come è proseguita la partita. Torre G1 supporta il pedone in G4, poi il nero completa lo sviluppo, anche il bianco, ed ora siamo a un momento importante di questa variante. Il bianco gioca donna E2, perché donna E2 per preparare evidentemente l'arrocco lungo. Spontanea sarebbe donna D2, perché donna E2, giustamente potete dire, ma mi blocco l'alfiere in F1, non va bene. Mentre invece donna D2, preparo l'arrocco lungo e nello stesso tempo l'alfiere in F1 è libero di spostarsi sulla diagonale F1 A6. Purtroppo donna D2 non va bene per una piccola sorpresa che il nero può fare al bianco con cavallo per D4. Ora bisogna riprendere evidentemente il pezzo, e adesso E5, e dopo alfiere 3
succede che il pedone in G4 è attaccato due volte e difeso una sola. Quindi in questa posizione donna D2 non va bene. Karpov gioca donna E2. Nero risponde alfiere D7, completo lo sviluppo. Il nero si prepara a, il bianco si prepara a un eventuale attacco sul lato di re. Bene, siamo arrivati ad un punto importante. Il nero gioca ora una mossa ottima. Gioca alfiere C6. Perché alfiere C6? Punto 1, attacca il pedone in E4 due volte. Punto 2, libera la casa D7 per il cavallo in caso di una spinta del bianco in G5 e nello stesso tempo prepara la spinta liberatoria in D5, che come ben sapete ormai è una mossa importantissima per il nero nella siciliana, che se viene effettuata al momento giusto e non provoca svantaggi, permette al nero di raggiungere una posizione perlomeno di parità, se non addirittura migliore. Il bianco ora deve difendere il pedone in E4. Karpov gioca donna D3. Perché donna D3? Perché se il nero giocasse D5 potrebbe seguire il per D5, cavallo per D5, arrocco lungo, attaccando tre volte il cavallo, ed ora il nero deve decidere o prendere in E3 o prendere in C3 oppure ritirare il cavallo. Generalmente la coppia degli alfieri è molto importante nella siciliana, quindi il nero potrebbe giocare cavallo per E3, il bianco deve riprendere e otterrebbe la coppia degli alfieri, però in questo momento il pedone in E5 è attaccato e anche la donna nera è attaccata. Donna che va mossa. Il bianco potrebbe proseguire con G5 e dopo H per G. H per G, il nero è vero che ha la coppia degli alfieri, però c'è un piccolo problema. Il problema è che il nero non ha attivato ancora nessuna delle due torri. Il re è al centro e non può arroccare. Il bianco può invece giocare, non so, per esempio alfieri E2, può giocare la torre in H1 impossessandosi dell'unica colonna aperta importante a questo punto. Quindi il nero evita questa variante, anche perché ha preparato una piccola sorpresa in apertura. Torniamo al tredicesimo tratto del bianco donna di 3. Un'altra opzione per il nero poteva essere cavallo H7, sarebbe seguito ugualmente G5, mostrò una variante H per G, arrocco lungo, G per H4, torre per G7, e vedete che il nero ha il re al centro, la torre in H8 piazzata male, come pure anche il cavallo in H7. È questo che spesso fa la differenza tra noi dilettanti e i giocatori professionisti. Mantenere una buona coesione e interattività dei propri pezzi o fra i propri pezzi è essenziale. Torniamo alla partita, quindi donna D3 non gioca né D5 né cavallo H7, bensì donna 5. Il bianco tranquillamente arrocca lungo. E ora una mossa che probabilmente l'avversario di Karpov aveva preparato appositamente per questa partita. Il nero gioca cavallo per E4. Quando venne chiesto a Karpov se si aspettava questa mossa, lui rispose che fu una grandissima sorpresa. In effetti, solo dopo una profonda preparazione casalinga si possono giocare mosse di questo tipo. Vedremo tra poco il perché. Il cavallo evidentemente va catturato, non ci sono altre mosse. D5, e a questo punto Karpov si immerse in una profonda riflessione. Perché? Ora, se il bianco giocasse per esempio cavallo C3, seguirebbe subito D4 con forchetta, e se il cavallo abbandona la casa C3, dopo aver ripreso l'alfiere, resterebbe indifeso il pedone in A2, questo pedone. Un attimo che ve lo mostro. Questo pedone. Quindi Karpov deve trovare qualcosa
che possa confutare questa variante di apertura adottata dal Neo. Nemmeno, tra parentesi, cavallo G3 va bene, una variante, vi mostro una variante, D4, minaccia matto in una, nella casa 1, il bianco si deve liberare in qualche modo, per esempio con C4, e potrebbe seguire alfiere A4, torre 1 e torre C8, con l'idea di spingere in B5, e l'attacco del nero diventa davvero molto pericoloso. Quindi questa sequenza di mosse non va bene, anche perché non si addice molto allo stile di Karpov. Vediamo cosa può avere escogitato, cosa può avere pensato il grande giocatore russo. Se si pensa e si valutano le peculiarità della posizione, anche voi potete arrivare a trovare la prossima mossa del bianco. Karpov deve avere pensato: devo per forza restituire il pezzo, altrimenti subisco un attacco violento che oltretutto il mio avversario sicuramente ha studiato nella preparazione a questa partita. Dopo la ripresa del cavallo N4 resto con un pedone meno, il quale compenso ho. Il compenso sta nel fatto che il re nero è imprigionato al centro e naturalmente, per tenervelo, devo trovare qualche punto debole nella posizione del nero. Qual è il punto debole della posizione del nero? Non è facile scoprirlo guardandolo in questo momento, ma Karpov gioca, se l'avete trovata, siete molto bravi e molto forti, donna B3. Il nero deve riprendere ovviamente il pezzo. Perché donna B3 è così forte? Perché Karpov ha scoperto che dopo alfiere C4 il punto F7 del nero è il punto debole. Devo dire che in questo momento il nero deve difendere F7 per forza di cose, e per esempio arroccare non va bene. Guardate che cosa ha preparato Karpov: G5, cambio, minaccia la spinta in G6 con triplo attacco al pedone F7, il nero ferma la spinta e ora torre H1. Il nero potrebbe a questo punto giocare donna B4 e sembra che il bianco sia forzato a cambiare donne, perché non ha caselle per la propria regina. Però Karpov gioca alfiere per F7, torre prende, torre H8, scacco, re prende, donna per F7 e ora la minaccia torre H1, scacco, matto, è decisiva, è una minaccia imparabile. Beh, devo dire, qualsiasi altro commento è veramente superfluo, è una concezione colossale di Anatoly Karpov. Quindi al nero non resta altro che torre F8 per difendere il pedone. Ora, come ho detto all'inizio di questo video, il re nero è imprigionato al centro. Il problema, naturalmente, è sfruttare questa situazione. Karpov gioca un notevolissimo sacrificio di qualità. Gioca torre D5, attaccando la donna in A5 e il pedone in E5. Naturalmente il nero poteva rifiutare il sacrificio giocando donna C7 e dopo alfiere B5 poteva magari cercare di sopravvivere, però il re è comunque sempre imprigionato al centro. Quindi, dato che il re è imprigionato al centro, il nero dice: perlomeno guadagno la qualità e resto con un pedone e la qualità in più. Però il bianco, è vero che ha la qualità e un pedone in meno, però ha l'importantissima coppia degli alfieri, e in questo caso sì, hanno un valore veramente enorme. Nero gioca torre D8 e ora alfiere C4, minacciando alfiere B5 scacco, riprendendo la qualità e ottenendo anche un forte attacco. Però la minaccia è nero con alfiere B4. Ora C3, B5, attacca l'alfiere, che ovviamente se ne deve andare, e ora resta attaccato l'alfiere in B4 del nero. Alfiere D6. A questo punto la maggior parte dei giocatori, me compreso, avrebbe preso in B5 con l'alfiere. Ma cosa succede dopo alfiere B5? Succede che il nero può giocare re E7
L'alfiere nero non è più in E7, questa casella si è liberata per il re. Ora, il re è sempre al centro, ma è ben protetto da tutti i pezzi del nero. Quindi Karpov non gioca alfiere per B5, bensì, dopo alfiere D6, gioca donna D5. Donna D5, il nero, re E7, e ora alfiere C5. Alfiere C5 minaccia il pedone N5, dato che ovviamente l'alfiere D6 è inchiodato. Da notare un'altra variante. Io non so se Karpov ha calcolato tutte le possibilità in partita, perché se le ha calcolate è veramente qualcosa di spaventoso, davvero qualcosa di spaventoso. Ora, se il nero difendesse, come sembra naturale, il pedone in E5 con F6, potrebbe seguire alfiere C4, minaccia matto in una, donna E6 matto, e se il nero prendesse l'alfiere, il bianco giocherebbe alfiere per D6 e, guarda guarda, la donna in A5 è in difesa e il nero perderebbe la donna. Quindi non va bene F6 e dopo alfiere C5 non resta che alfiere per alfiere, alfiere per C5. Ora, prima di riprendere l'alfiere, donna per E5 scacco, re D7, donna per alfiere, e ora donna C7. Perché donna C7? Perché il bianco minaccia scacco in D1 e poi scacco matto in F5. Quindi donna C7 protegge il re, che dopo lo scacco di torre potrebbe andare in C8. Infatti non subito torre D1 scacco o alfiere per B5 scacco per via di re C8. Per esempio alfiere per B5 scacco, re C8 e il re nero scappa. Bensì, dopo donna C7, donna F5 scacco. Adesso Karpov inizia una fastidiosissima serie di mosse a pendolo della donna. Guardate quali. Il nero gioca re E7, donna per E4 scacco. Abbiamo aperto anche la colonna E, quindi colonna D aperta contro il re nero, colonna E aperta contro il re nero. Pedone in B5 debole, donna del bianco centralizzata. Tutti i pezzi del bianco, quelli rimanenti, torre, alfiere e donna, puntano contro il re nero. Se per esempio ora, invece di andare in D7, come giocato in partita, il re nero andasse in D6, seguirebbe scacco, scacco e scacco. Fine dei giochi. Quindi, re D7. E di nuovo, mossa a pendolo, donna F5 scacco. Sempre per mantenere il re nero al centro della scacchiera. Re 7 e ora una mossa tranquilla. Torre 1. Minaccia semplicemente, per modo di dire semplicemente, lo scacco di scoperta con un attacco irresistibile. Il nero trova ancora una difesa. Torre D6. Torre D6 segue alfiere, scacco, re D8. E finalmente, dopo tante mosse, si prende il pedone in B5. È vero che viene preso senza scacco, ma il nero praticamente è in Zugzwang, non ha quasi più mosse. Osservate come tutti i pezzi del bianco controllino tutte le caselle di fuga del re nero e tutte le caselle buone per i pezzi neri. Quindi A6, la fiera va tirata, G6, donna F3. E ora re C8. È probabile che a questo punto della partita il nero abbia pensato di essere di avere salvato la partita, perlomeno il mezzo punto, perché il re finalmente, dopo un lungo peregrinare per tutta la scacchiera, o meglio per tutto il centro della scacchiera, è riuscito a portarsi nella casella sicura C8. Purtroppo per il giocatore con i neri, Karpov ha calcolato, non so più che cosa dire, un altro colpo decisivo, un colpo micidiale, una mazzata tra capo e collo, torre E7. Ora, se donna prende torre, seguirebbe scacco, scacco e scacco matto. Quindi, per avere qualche possibilità di fuga dopo torre 7, al nero non resta che
contro sacrificare la torre, quindi torre di uno scacco, riprende ed ora donna per E7. Il problema è che dopo donna 8 scacco, re C7, donna 7, di nuovo re D8, donna B8 matto. Se invece dopo donna 7 la casa di 6 è stata liberata perché la torre si è immolata in D1, dopo re D6 segue donna B6 scacco. A questo punto il nero ha abbandonato. Vediamo cosa sarebbe successo se avesse proseguito ancora per un paio di mosse. Re E5, donna D4 scacco, re E6, alfiere B3, scacco matto in mezzo allo stacchiano. Non so voi, ma io quando vedo simili gioielli scacchistici, non so, percepisco sempre, almeno per quanto mi riguarda, con un senso, non so definire, è un senso di appartenenza con gli scacchi.